Allora, abbiamo qui il commentatore Davide Leonardi che ci presenterà Babel Deportivo, che è finita calcio di rigore, quindi sarà stata una bella partita. Spettacolare qualcosa ai calci di rigore. Innanzitutto andiamo a presentare entrambe le squadre. I Babel li conosciamo tutti, squadre di Serie A, che lo scorso anno hanno chiuso il campionato al sesto posto. Hanno disputato i playoff, che poi, poi hanno perso, visto che sono andati avanti i The Lions. La squadra di Albizzone oggi si presentava ai campi con due assenze pesanti, visto che non figuravano Amoroso e Montalto. Per quanto riguarda invece i Deportivo Aperitivo, squadra appunto neopromossa in Serie A, avendo vinto lo scorso anno il campionato di Serie B, si presentava ai campi con l'unica assenza, che è quella di Franco. Per quanto riguarda i due schieramenti, i Babeli sono stati in campo con De Risi tra i pali, Calaiò in difesa, che ha fatto d'altro un'ottima partita insieme a Sironi, in attacco diciamo il duo Ardizzone Pellegrino. Pellegrino che è il nuovo acquisto per Pellegrino dei Babeli. Pellegrino è il nuovo acquisto, ottima partita, ha fatto una forte impressione, che tra l'altro ha messo a segno tanto un bel gol. Partita iniziata, chi è che ha iniziato meglio la gara? Allora, sin dai primi minuti è stata una partita molto equilibrata, dove entrambe le squadre si sono studiate, concedendosi davvero pochissimi spazi. Quindi occasioni sia da una parte che dall'altra, con i due, principalmente con gli uomini più offensivi, quindi Perricone di Fura da una parte e Addizione e Pellegrino dall'altra. Partita che è stata si è sbloccata al decimo grazie all'Ardizzone. Grazie a Perricone. Perricone, quindi Deportivo Aperitivo. Sono passati loro in vantaggio. Al quinto minuto, grazie a Perricone, è stato abile a appoggiare in rete sotto porta un cross dalla destra del compagno Caglio. Dopo 5 minuti i Babel hanno pareggiato. Quindi c'è stata la reazione dei Babel e hanno trovato il pareggio. Immediata reazione dei Babel, che fino a quel momento non avevano affatto giocato male, hanno controllato la partita, mentre partiva in contropiede. Quindi al decimo minuto Ardizzone che pareggia i conti 1-1, che tra l'altro ha preso anche una traversa Ardizzone. Dopo al ventesimo minuto, sempre partita molto equilibrata, squadre cortissime in questa frazione di gioco. Al ventesimo minuto del primo tempo, a sorpresa, i Deportivo Aperitivo si portano in vantaggio grazie a Capitan Lamattina, che era da subentrato in campo insieme a Sansone. E questi due cambi sono stati fondamentali per la sorte della partita, visto che ha portato la squadra di Lamattina stesso in vantaggio. Il primo tempo si conclude quindi 2-1 per i Deportivo Aperitivo, che nel secondo tempo hanno inizialmente subito sempre l'aggressione, la cattiveria dei Babel, che volevano il pareggio a tutti i costi. Che poi alla fine riusciranno comunque a trovare, dopo tante occasioni avute. Appunto esattamente al quindicesimo minuto del secondo tempo agguantano il pareggio. Quindi a 10 minuti dalla fine. 10 minuti dalla fine arriva il pareggio, meritato tra l'altro, visto che comunque le due squadre in campo, questo rivale non si è notato affatto, anzi sono due squadre molto compatte, unite. Quindi in Pellegrino ha pareggiato, ha fatto 2-2. Nei minuti conclusivi. Come hanno reagito il Deportivo a questo gol dei Babel? Allora, il Deportivo si sono difese alla fine. Le squadre erano lunghissime e sono state innumerevoli occasioni sia da una parte che dall'altra. Alla fine entrambe le squadre erano stanchissime, in particolare i Babel, che non avendo alcuna assenza non avevano nemmeno cambi. Quindi hanno dovuto chiamare il time out per riprendere un po' di fiato. Alla fine sono arrivati questi calci di rigore. Che come sono finiti questi calci di rigore? Sono finiti appunto, hanno vinto i Deportivo Aperitivo per 3-2, grazie appunto alle reti di Perricone, Ali Fuda e di Lamattina, mentre per i Babel è stato decisivo l'errore al dischetto, l'ultimo, del portiere Delisi,
che ha colpito il palo alla sinistra del portiere. C'è da dire che comunque la Deportiva è stato fondamentale anche di Fede, no? Sì, di Fede tra i pali, nei rigori ha parato due rigori, quindi sicuramente grazie a lui i Deportivo sono andati avanti e sabato se la vedranno nella semifinale contro il colosso degli Space Jam. Beh, vedremo allora come finirà. Sicuramente una bellissima partita. Ok, ringraziamo il commentatore Davide Leonardi, ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Grazie Davide, ciao ciao.